Domenica ho deciso, oh, vado a correre. Te lo dico prima, non è che mi sono svegliato adesso, oh, tutti vogliono andare a correre. Io correvo 10 km un giorno sì e un giorno no. Mo però a mese che non vado perché tutti devono romper cazzo, nonostante in tutti gli 856 decreti che Gesù Cristo Redentore ha mandato in terra, tutti dicono che si può andare a correre, perché da soli, vicino alla propria abitazione, rispettando le distanze e tutto quanto. Esco e cerco di combattere sto senso di disagio. Tanto avete rotto il cazzo che mo per fare un giro di corsa mi sento il nemico sociale. Tipo come se andassi in giro con la bandiera dell'ISIS a far giro torno intorno alla redazione Charlie Hebdo. Mi preparo, nonostante tutto sono abbastanza fomentato. Oggi spacco tutto, è vero che posso correre solo intorno al palazzo come in Criceto, ma oggi sono il Bolt dei criceti. Inizio, sento il vento che mi fischia intorno alla capoccia. La prima curva intorno al palazzo, sboh, impatto gigante, frantuma mucose con una Smart. No, non è una Smart, pure se sembra, è una signora peruviana per l'esattezza. Mi lancio su di lei per evitare che casca, la riacchiappo un braccio, intanto penso, oddio santo, l'ho ammazzata. Me lo sentivo che arrivava il giorno che ammazzavo qualcuno, perché sono andato a correre? Perché è pure peruviano, italiano che ammazza peruviana, sicuro mi difenderanno soltanto i nazisti, però aspetta, no, evviva, ho aperto l'occhio, meno male, scusi, scusi signora, non l'ho vista, scusi, abbiamo girato insieme, sta bene. Lei mi guarda con gli stessi occhi di quell'echidna terrorizzata che stavo quasi a mettere sotto sull'anguillarese l'anno scorso. Signora, tutto bene, sta bene? E mi dice, sì, sì, ma è carica d'odio. Dopodiché mi dice, sì, sì, ma non si rialza, mi rimane in braccio, appeso morto, molla come una pelle di zaino, e mi rendo conto che stiamo andando a uno spettacolo di profondo spregio del distanziamento sociale. Infatti tutti ci guardano indignati per sta rappresentazione periferica della pietà di Michelangelo, con sto coglione che sarei io che tiene in braccio sta signora peruviana che è Gesù Cristo. Signora, non possiamo tenere sto caschè, c'è sta il coronavirus. Lei non mi risponde, forse non capisce, io non parlo peruviano, non c'ho manco un riferimento culturale a parte Sendero Luminoso. Signora, alla fine si è alzata, si è rimessa a posto la giacchetta e si incammina senza di niente, forse mi ha fatto una maledizione maglia, non lo so, ma immancabile arriva quello che dice, però non dovreste stare in giro, dovreste stare a casa. Ma che cazzo vuoi? Devo stare sotto casa, se mi faceva da andare via elegante, che non ci sta manco una casa, non intruppavo con nessuno là. E lui turbato mi dice, no, no, ma io dicevo alla signora, ma che cazzo voglio uguale, ma che ne sai quella che cazzo sta a fare? Invece puoi stare in giro perché te sei il figlio della Laga Bianca, vedi? E niente, sono tornato a casa, ho accannato la corsa e vaffanculo. Mo c'ho pure il panico che per colpa di sto video mi accollano il focolaio del coronavirus nella comunità peruviana. E al prossimo decreto ce levano pure la corsa. Intanto da qualche parte dentro sta città ci starà una casa in cui è tornata quella signora che magari non manco peruviana, se era cilena, guatemalteca, ma che ne so, magari stava a lavorare, o forse una di quelle che facevano i badanti e il lavoro va perso, non lo so. Torna a casa e il figlio gli chiede, com'è andata, ma? E questo gli dice, ma com'è andata? Prima mi ha investito uno, mi arritava in faccia, poi un altro mi ha strillato una cosa, ma una che deve fare per sta un po' in pace. Senti, nonna si è svegliata, ha preso le pasticche. Alla fine sta città è in alveare in cui ognuno di noi sta da solo con i suoi 40 milioni di cazzi e si deve barcamenare per arrivare in piedi alla fine di ogni giornata. Nessuno sa un cazzo delle vite dell'altri. Mo non dico che dovremmo diventare tutti Madre Teresa di Calcutta, ma se vedi due che intruppano, se pensi che te vuoi impicciare, ma non è meglio se chiedi se va tutto bene prima di romper cazzo?